Eccoci qua, ben trovato ad Alessandro De Angelis, scrittore e ricercatore. Ciao! Ciao Beatrice. Allora, con Alessandro De Angelis oggi facciamo una chiacchierata che è a metà tra la storia e quella che noi crediamo sia la religione. Perché dico noi crediamo? Perché se vi è capitato di vedere un video oppure di trovare degli scritti di Alessandro De Angelis e di suo figlio, naturalmente, che collabora con la maggior parte dei suoi lavori, che si chiama Alessio, vi sarete sicuramente resi conto che la religione, così come noi siamo abituati a accettarla, a viverla anche in base al nostro culto, probabilmente ha qualcosa che non riporta con la storia. Perlomeno è questo, diciamo, quello che è il risultato dei vostri studi, giusto Alessandro? Sì, ci siamo trovati davanti a un processo di evemerizzazione, ovvero di divinizzazione e deificazione di personaggi realmente esistiti, personaggi che poi ritroviamo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, perché anche lì fu fatto un processo di deificazione sullo stesso Gesù. Sì. Processo di divinizzazione su cui poi sono stati dotati questi personaggi di poteri soprannaturali al fine poi di deificarli e di poter controllare proprio attraverso la nascita di queste religioni l'intero genere umano. Perché? Ok. Perché questi personaggi in realtà abbiamo scoperto essere un popolo indoeuropeo, erano Kurgan, gruppo R1B, di cui tra l'altro noi siamo discendenti, e questi personaggi nel 3500 a.C. distrussero le società neogilaniche, società egualitarie, matrilineari che vivevano senza guerre, senza religioni e senza alcuna forma di potere. Prima della deificazione di questi personaggi, le religioni non esistevano. Esistevano i culti, che era una cosa, diciamo, ben diversa, ovvero si poteva fare riferimento al Sol Invictus, con l'allungarsi poi delle giornate che portava a fiorire dei raccolti attraverso le prime forme di agricoltura, ed era una cosa ben diversa dalla nascita delle religioni, che nacque proprio attraverso la deificazione di questi personaggi. Personaggi che poi una parte di questi personaggi crediamo che sia rimasta a contatto con questa popolazione, con queste società neogilaniche, tanto da assorbirne le prime forme di scrittura. Parliamo delle scritture di Vincia, con oltre 201-200 pittogrammi che sono stati ritrovati e che attraverso i nostri studi poi abbiamo ritrovato nell'Elam, nel proto cuneiforme, fino in Egitto, ma addirittura fino alla scrittura greca ed etrusca, perché poi da questi personaggi discendiamo anche noi come popolo italico. Stiamo parlando ovviamente dei grandi costruttori. Appresero la metallurgia, la usarono per costruire delle armi e tecniche costruttive abitative, tant'è che poi proprio da questi personaggi nacquero le prime ziggurat, le piramidi egizie, i grandi monumenti, le mura ciclopiche, eccetera, eccetera. Parliamo Quindi stiamo parlando della preistoria, della storia che noi oggi conosciamo sostanzialmente. del Neolitico, Sì, intorno al ok. 5000, sì, 5000 anni fa. Senti, ma io volevo partire un po' dall'inizio, cioè anche da come tu sei arrivato a queste scoperte, cioè come mai o da che cosa hai intuito che qualcosa non tornava? Partendo dal fatto che a 17 anni ho avuto un'esperienza pre-morte, e quindi la prima cosa di cui mi sono reso conto è che quando parliamo, io invertì il concetto di vita e di morte, nel senso che quando sono uscito fuori dal mio corpo mi sentivo
in uno stato di benessere realmente libero. Quando sono rientrato mi sentivo ingabbiato, quindi avevo alterato completamente il concetto di vita e di morte. E questo mi portò, per cercare di capire quello che avevo vissuto, a iscrivermi alla facoltà di lettere e filosofia, e lì feci esami che riguardavano il campo dell'etnoantropologico, quindi storia delle religioni, religioni dei popoli primitivi, e oltre a questo mi occupai anche di fisica quantistica per cercare proprio di capire Sì. la nostra realtà all'interno di questa, chiamiamola tra virgolette, Matrix, dove poi attraverso gli esperimenti di fisica quantistica che abbiamo elaborato, abbiamo un libero arbitrio che in realtà non esiste assolutamente. Questo è un concetto molto rivoluzionario perché, sai, dire alle persone che non possediamo libero arbitrio e che se in questo momento io e te stiamo parlando e siamo allacciati perché questo era già tutto scritto e doveva succedere, così come gli ascoltatori che stanno ascoltando in questo momento questa trasmissione. Sì. Quindi diciamo, tutti gli studi che feci all'università me li sono portati dietro e siamo venuti poi a contatto con delle persone nel 2003-2004 che si occupavano del Nuovo Testamento e siamo andati a verificare poi, cercare di capire quello che era il personaggio dal punto di vista storico di Gesù. Tanto che poi nel 2014 siamo arrivati alle conclusioni delle nostre indagini con due libri, Codex Iesus, volume 1 e il secondo volume, dove siamo riusciti a capire chi era questo personaggio e un po' tutta la storia che c'era stata raccontata, cosa che non quadrava. Perché? Perché proprio attraverso degli studi di comparazione tra i Vangeli, gli Apocrifi, tantissimi altri libri storici e soprattutto in primis Tito Flavio Giuseppe, storico, anzi meglio dire storiografo e generale durante la prima guerra giudaica, ci siamo imbattuti in un personaggio, Maria, terza moglie dell'Erode il Grande, che Giuseppe Flavio ci dice si trovò implicata in una cospirazione nel tentare di uccidere Erode, il re Erode il Grande, e questo personaggio era la moglie di Erode il Grande. Ora, in quel periodo Gerusalemme contava circa 120.000 abitanti, 60.000 potevano essere donne, un numero molto molto più ristretto si potevano chiamare Maria, ma soprattutto quante Maria potevano essere in combutta con Erode e cercate da Erode? Beh, lì troviamo la risposta al fatto che al motivo per cui questo Erode cercava Gesù, Giuseppe e Maria per ucciderli, perché non ci quadravano i conti, nel senso che Gesù era un neonato, non aveva un esercito, non aveva nessun seguito, e quindi i Vangeli, nel momento in cui ci raccontavano che Erode aveva paura che questo neonato lo potesse detronizzare, ovviamente era una favola. Il motivo invece ce lo spiegavano a Tito Flavio Giuseppe, perché fecero venire un veleno dall'Egitto per uccidere Erode il Grande. Erode scoprì questa cospirazione e furono costretti a fuggire. Ma perché questa cospirazione? Perché il cugino del re Erode il Grande si chiamava Giuseppe ed era ufficiale romano sotto Varo, e le fonti rabbiniche ci raccontavano di un Gesù nato da adulterio da parte proprio di un legionario romano. Quindi ci fu una relazione di adulterio da parte del cugino di Erode il Grande, questo Giuseppe, con Maria, terza moglie del re Erode, e Maria ovviamente rimase incinta e con la pancia che gli cresceva, per non essere uccisi dal re, cercarono di avvelenarlo. Dopo siamo arrivati poi fino al processo, il famoso processo di Gesù, verificando che non
morì sulla croce, ma riuscirono a salvarlo, tanto che fu ucciso nel 68 d.C. durante la prima guerra giudaica, e ce ne parla ancora una volta della morte di Gesù, Tito Flavio Giuseppe. Tutto questo, riportiamo addirittura 3 pagine di un vero discorso di Gesù prima che fu ucciso da Zeloti e Idumei, e tutto questo, dicevo, lo potete trovare nei libri Codex Iesus, volume 1 e volume 2. La figura di Gesù Cristo è una figura che ha intrigato moltissimo tante persone, tanti storici. Probabilmente le tue scoperte, le tue ricerche portano a delle considerazioni veramente molto importanti, anche piuttosto impegnative. Se una persona estremamente cattolica potrebbe quasi definirle blasfeme. Ora io voglio chiederti, dal momento in cui tu sei arrivato a questa considerazione finale, come mai non hai trovato delle rispondenze anche in altri storici che come te si impegnano a, diciamo, scovare, andare a ritroso nel passato? E quindi, insomma, persone che ovviamente sono ricercatori storici. Perché in realtà era molto molto difficile individuare in mezzo ai libri di Giuseppe Flavio in quella Maria, figlia di Simone, sacerdote ad Alessandria d'Egitto, a sua volta figlio di un boeto, la Maria dei Vangeli. E lì fu un'intuizione da questo punto di vista. Tant'è che a quel punto decidemmo di andare a scandagliare, a mettere sotto lettere di ingrandimento chi era questa Maria, discendente, appartenente alla famiglia dei Boetus, e lì ci siamo ritrovati, abbiamo avuto la conferma definitiva, in quanto ci siamo, ricordiamo, terza moglie di Erode il Grande, Maria Boeto, ci siamo ritrovati con tutti i personaggi della famiglia Boetus, che erano i personaggi corrispondenti ai personaggi dei Vangeli. Cito Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che salvarono Gesù dalla croce, che si trovavano, secondo i Vangeli, con Gesù durante la crocifissione, Elisabetta, Giovanni Battista, Lazzaro, Zaccaria. Tutti questi personaggi appartenevano alla famiglia dei Boetus. Lì abbiamo avuto la conferma definitiva sulla veridicità delle nostre scoperte storiche, perché da un punto di Certo. vista statistico e da quel momento sono iniziati i guai, nel senso che è stata fatta una vera e propria congiura del silenzio nei confronti del sottoscritto. Ci Sì, questa è sono. una cosa che tu dici e ti ho sentito dire spesso, cioè che sei stato boicottato o meglio messo nell'indifferenza generale, che è la cosa peggiore, no? Perché non avere un La cosiddetta contraddittorio. del silenzio, perché lì Esatto. cadeva il Vaticano, il cristianesimo, ovviamente, ci si ritrova con una Maria con 3 mariti, 8 figli, implicata in un complotto per cercare di avvelenare il marito. Ovviamente il Vaticano ne usciva con le ossa rotte. Di che cosa si sarebbe dovuto più parlare? E soprattutto con un Gesù che fu ucciso nel 68 d.C. e con ben 3 pagine di un vero discorso di Gesù che risorgevano dalle ceneri del tempo dopo 2000 anni, dove si vedeva chiaramente chi era il personaggio. Sacerdote che prese le difese del popolo di Gerusalemme contro le angherie degli Zeloti, ma che comunque non risultava essere quel personaggio così divinizzato e deificato tanto da farne il figlio di Dio. Sì, quando noi abbiamo parlato di questa cosa, nei giorni scorsi, tu mi dicevi che hai avuto un confronto anche comunque con la Chiesa, cioè nel senso hai richiesto la possibilità. Ho avuto confronti con un intero istituto teologico, quindi Sì. c'erano professori, decani, con oltre 10 anni di studi, e c'erano addirittura tutti i loro allievi che dovevano prendere, stavano facendo la scuola di teologia, questi erano esperti di aramaico, ebraico, ugaritico, greco koinè, eccetera, eccetera. Ma Dopo un'ora e mezzo di conferenza dove esponevo continuamente le mie scoperte storiche,
mi hanno sentito dicendomi: è pronto da mangiare, andiamo, basta così. Ah, ecco. Sono rimasto veramente basito, nel senso mi aspettavo un minimo di confutazione, invece silenzio totale tra lo stupore di tutti i presenti e di tutti quei ragazzi che avrebbero dovuto prendere il voto per diventare futuri sacerdoti. Sì. Ma oltre a quell'evento ho avuto confronti con presidi del Laurenzianum, direttori centri di studio biblici, parroci dentro chiese consacrate, strapiene con Sky che mandò in diretta i nostri confronti pubblici, con professori come il professor Danilo Vatt, tutte le persone davanti alle mie scoperte storiche rimanevano basiti e mi dicevano: non sono al tuo stesso livello di ricerca, quindi non posso controbattere su nulla. Casomai ci risentiamo, approfondirò la questione e ci risentiremo. Tu Vabbè, l'hai sentito? No, io no. ok, però E torniamo un quindi è attimo iniziata a questa te, congiura del silenzio. ok, torniamo però a te e alle tue ricerche che poi coinvolgono anche, come abbiamo già detto, tuo figlio che pure è un esperto in questo campo, quindi, e ritornando alla Bibbia che evidentemente deve essere un luogo affascinante per la tua famiglia. Non contenti del Nuovo Testamento, siete andati a scandagliare anche il Vecchio e lì è venuto giù Beautiful, mi sembra di No. aver capito. Che beautiful, Bibbiaful, Bibbia perché full. ci ritroviamo con Yahweh, Dio degli ebrei, che sposa la madre da cui ebbe addirittura un figlio, con il Dio dei cristiani, che non è Yahweh, ma me lo sono ritrovato a essere Baal Adad, ovvero Nimrod, colui che costruì la torre di Babele, che poi fu buttata giù da Yahweh, con questi personaggi che erano discendenti di Noè alias Zisutra, decimo re della lista reale sumerica. Come sono partito con queste ricerche? Sono partito cercando di capire chi erano questi personaggi finora relegati nell'ambito della mitologia più famosi, che tutti conosciamo, come Adamo, come Eva, come Noè, per cercare di capire chi erano. Se voi andate a fare una ricerca, non si trovava assolutamente nulla su questi personaggi. Quindi sono partito proprio da un parallelo tra gli scritti del diluvio universale della Bibbia e i testi sumeri. Quindi è stata una ricerca interdisciplinare che ha visto mettere sotto la lente d'ingrandimento in comparazione testi sumeri, accadici, babilonesi, egizi, eccetera, con la Bibbia supportata da prove etimologiche, prove archeologiche, vedere da dove venivano questi reperti, come i lapislazzuli, come andarono a finire in Egitto, prove etimologiche, linguistiche, gruppi generici. È stato un lavoro di una complessità unica. A quel punto riuscì a individuare che Noè era questo Zisutra, ce ne parla sia la Trasis e l'epopea di Gilgamesh, con una sovrapposizione e delle analogie pressoché perfette del racconto biblico del diluvio universale con il racconto di questo personaggio. Quindi, risalendo la genealogia, sono arrivato fino nei testi, nel protodinastico 1 di questi re sumeri ad Alulim. Attraverso Noè arrivavi fino ad Adamo e lì ho scoperto che Adamo altri non era che Alulim, primo re della lista reale sumerica. Tutti questi personaggi trovavano un corrispettivo in questi re nelle varie città-stato della civiltà di Sumer. Ovviamente è molto bello tutto quanto questo andamento, perché poi insomma è proprio come un albero genealogico, tu ne parli in questi libri e quindi io lascerei chiaramente chi ci segue all'interesse diretto, no? Alla lettura del libro, perché immagino che se ci si addentra in un discorso di questo tipo, cioè potremmo terminare tra 5 ore, 10 ore, non lo so, visto No, che, non basterebbero. esatto, di Ci cose vedo da dire ce ne assolutamente. sono veramente tantissime. Quello che mi
mi incuriosisce, sono proprio gli aspetti storici. Allora, considerato che la Bibbia è, diciamo, è stata rimaneggiata, è passata, no, di mano in mano tantissime volte e soprattutto è scritta in modo che per noi per molti tempi è stata assolutamente incomprensibile, date proprio le difficoltà linguistiche, lessicali, io vorrei capire come hai approcciato alla Bibbia in modo che questa ti sia apparsa così semplice da capire. Attraverso proprio la storia delle origini, andando indietro nel tempo per vedere che cosa successe. Ad esempio, la famosa battaglia che ci fu tra il Signore e gli arcangeli contro Lucifero e gli angeli ribelli, che cosa era successo in quel tempo? Ti faccio un esempio, quando dopo aver scoperto tutti questi personaggi, decisi di prendere in mano il libro dell'Apocalisse, il libro più enigmatico del mondo, le nostre scoperte che cosa avevano individuato? Che quando ci fu una battaglia tra due fazioni di due fratelli sumeri, uno era Elil e l'altro era Enki, padre di Adamo, mentre Elil era il padre di tre dei famosi arcangeli e nipote, e un altro era il nipote, il quarto arcangelo. Accadde una cosa molto particolare. Proprio in quel periodo, stiamo parlando del 3123 a.C., cadde una cometa, la cometa Barclay, quindi riportiamo tutti i dati scientifici degli scienziati, che cadde nell'Oceano Indiano. E le onde di tsunami che si alzarono erano alte oltre 200 metri, ma la coda di questa cometa, quando passò sulla terra di Sumer nella valle dell'Indo, scatenò un vero e proprio inferno, quindi con pietre incandescenti che arrivavano dal cielo, con i frammenti più grandi che esplodevano e che fecero morire circa il 60% delle persone per esplosione degli organi interni, dopodiché arrivarono queste onde di tsunami e il famoso diluvio perché vaporizzarono nell'atmosfera miliardi di tonnellate di acque e tutto quello che accadde in quel periodo me lo sono ritrovato poi in testi sumeri antichissimi dove si parlava proprio di questo. Cosa successe? Successe che la fazione vincente di questi Sumeri, alla fazione vincente vennero attribuiti, sincretizzati gli effetti spaventosi di questa cometa. Ad esempio, le montagne che crollavano, gli alberi delle foreste che venivano spianati. Ce li siamo ritrovati attraverso la battaglia di uno di questi personaggi, un dio sumero, Ninurta, che con la sua mazza, durante la battaglia che ebbe con questi altri personaggi, quindi Lucifero e gli angeli ribelli, ne uscì poi vittorioso. Diciamo, gli effetti di questa catastrofe furono poi sincretizzati su questi personaggi. Ad esempio, il dio Enlil o la dea sumera Ninlil. Cosa vuol dire? Enlil, signore del vento. Ninlil, signora del vento. Perché? Perché quando venivano a contatto con l'atmosfera, queste grosse parti di questa cometa esplodevano e causavano un vento fortissimo che addirittura in questi testi che ho scritto liquefacevano i corpi delle persone, hanno distrutto case, templi, hanno creato un disastro totale. In questa catastrofe morì per il 80% della popolazione mondiale. Dopodiché una parte dei discendenti di un personaggio che si salvò, ovvero Noè, alias Zisutra, decimo re della lista reale sumerica, migrarono e uno di questi personaggi, Cam, andò proprio in Egitto e lì fu deificato come Amon, uno degli dei egizi. Ok. Due suoi figli diventarono i famosi Set ed Osiride, che tutti conosciamo.
Quindi diciamo discorso. tu hai trovato anche delle intersezioni, no? Quindi tra il popolo sumero, la civiltà sumera, la civiltà egizia. La civiltà proto-elleniche, le civiltà italiche, sì, siamo Quindi andati. la deificazione anche dei greci, sostanzialmente la personificazione di Giove, Zeus, piuttosto che di Giunone, Stiamo era. parlando sempre degli stessi personaggi che cambieranno nome a secondo del posto dove verranno deificati. In realtà Ok, sono sempre gli quindi stessi personaggi, per cui quando mi parlano di religioni certo. pagane, stiamo dicendo una cavolata, sono sempre gli stessi personaggi che cambieranno nome. Ma se Facciamo la così. religione pagana è religione e paganesimo insieme, quindi sostanzialmente non è una religione per chi ha, no, il culto cattolico cristiano, va da sé che secondo te la Bibbia è puramente un libro storico e non un libro sacro. È un libro storico con numerosi errori per quanto riguarda genealogie o altre cose, perché comunque passò del tempo Sì. da quegli eventi alla stesura dei primi testi. Ti faccio un esempio: lì siamo nel 3100 a.C., i primi testi di Genesi sono del IX secolo a.C., quindi sono passati più di 2000 anni, per cui già c'erano le prime forme di scrittura, ecco perché poi sono stati tramandati in molti racconti, ma hanno subito delle deformazioni e delle distorsioni inevitabili poi nel tempo. Ma la Bibbia però raccontava la verità, tanto che su questi personaggi realmente esistiti, tanto che poi abbiamo avuto un riscontro attraverso proprio queste comparazioni. Certo. Quindi era difficile individuare chi fossero quegli Elohim Sì. specificatamente, no? Ti Ho faccio un esempio. ancora due domande per te. La prima te la faccio subito, è se anche tu, come io ho sentito spesso, hai una visione che trascende quella terrena, cioè se secondo te questi personaggi possono avere delle matrici extraterrestri. Assolutamente no, ci troviamo davanti a una disinformazione totale da parte della massoneria, una disinformazione che è partita dopo la Seconda Guerra Mondiale con un obiettivo ben preciso. Vedi Beatrice, molti ricercatori avevano iniziato a studiare la Bibbia e ne risultava essere costruita su un dio, questo Yahweh, che era un dio bellico e guerrafondaio che stava mettendo in grande crisi il Vaticano. Per cui creare un nuovo processo di evemerizzazione, facendo passare questi personaggi non più per dei, ma per alieni che scesero sulla Terra, approfittando del fatto che venivano chiamati giganti, in realtà il termine usato nel testo Amerigo di Enoch era uomini altissimi, perché questo popolo indoeuropeo era una razza molto alta che poi usava fasciarsi il cranio assumendo un aspetto dodicocefalo del cranio che deformava il viso rendendogli un aspetto somatico serpentiforme, quindi allungandogli gli occhi, deformando la mascella, eccetera, eccetera. Da lì i famosi rettiliani. E tutte queste storie che poi hanno creato, oppure come sulle piramidi, cercando di far credere che queste piramidi era impossibile che fossero state costruite da umani, quando in realtà abbiamo ritrovato tutto sulle piramidi, come venivano trascinati i massi, con tutte le nuove tecniche, anche satellitari, siamo riusciti a verificare tutto e le prove archeologiche che sono uscite fuori, campi dove lavoravano questi operai che schiavi non erano, con i maestri, come trasportavano i massi, eccetera, eccetera, nulla aveva di extraterrestre. Ma la seconda cosa che hanno fatto era quella di cercare di nascondere che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oltre a cooptare gli scienziati nazisti, presero anche la loro tecnologia, e tra questi i famosi dischi volanti nazisti ed anche italiani con Belloni. Uscirono molti articoli sui giornali, e in questo ultimo libro riportiamo anche documenti declassificati di quel periodo, dove si vede proprio come i motori con il loro funzionamento.
Quindi per cercare di coprire il fatto che li avrebbe messi ovviamente nel reticolo che Hitler possedeva una tecnologia straordinariamente superiore a quella degli alleati, cercarono di far credere che questa tecnologia terrestre era in realtà una tecnologia extraterrestre. Il primo UFO crash c'è stato nel 1947. Adesso voglio dire, ci vuole un minimo di buonsenso per capire che astronavi che sarebbero venute da distanze siderali dalla nostra, con una tecnologia magari milioni di anni più avanti rispetto alla nostra, che arrivassero qui sulla Terra per fare UFO crash uno dopo l'altro, era una cosa che non stava in cielo e in terra. E guarda caso, il primo UFO crash fu nel 1947, perché stavano portando avanti lo sviluppo di questi dischi volanti nazisti, e quindi c'è stata questa grossa mistificazione per coprire tutto questo. L'ultima domanda che ti voglio fare è, una volta che una persona si rende conto dai suoi studi, dalle sue ricerche, che il risultato è questo, che quindi in realtà c'è poco da deificare e molto da studiare, magari a livello storico, quindi riportare le cose sulla terra più che da qui verso il cielo. Come ci si sente? Si sente ancora di essere credenti oppure no? Inesorabilmente no. Io penso fondamentalmente una cosa, che per avere una giusta morale non serve credere a qualcosa di soprannaturale. Se il mio comportamento è giusto in questa terra e rispettoso verso gli altri, non mi serve assolutamente nessuna religione che cerchi di farmi camminare dritto, no? Perché poi se noi guardiamo i 10 comandamenti furono ripresi dal codice di Hammurabi, o dalle confessioni in negativo del libro dei morti egizi, ed erano regole di vita per cercare di far star di dare delle regole sociali funzionali al sistema sociale di quel periodo. Oggi non ci servono questo tipo di credenze di esseri deificati per poter, anzi, è esattamente il contrario, perché questi personaggi, proprio attraverso lo strumento delle religioni e dell'usura che praticavano già in quel periodo, 5.000 anni fa, in Mesopotamia, hanno messo sotto controllo l'intera umanità e hanno generato guerre di potere interne tra di loro, facendo versare per 5.000 anni il sangue di tutti i popoli. E stiamo parlando di una discendenza che è arrivata fino a noi, perché questi praticavano matrimoni incestuosi tra di loro per non disperdere il loro potere e non mischiare il loro sangue con gli altri. Se tu guardi gli Asburgo, una di queste casate nobiliari, per esempio, hanno ancora la mandibola deformata perché continuano a fare matrimoni tra di loro. Stiamo parlando dei famosi Illuminati. Ma la cosa più importante dei nostri studi, qual è stata? È stato il fatto che uno, i grandi costruttori. Noi è vero, siamo discendenti di questi grandi costruttori, ma i veri costruttori poi sono le menti che sono uscite fuori dal popolo. Noi siamo discendenti di quei personaggi che hanno fatto ripartire la civiltà in tutto il pianeta dopo la distruzione da parte di questa cometa. Apparteniamo all'aprogruppo R1B, e in quel periodo i grandi costruttori erano seguiti da un altro aprogruppo, che erano gli allevatori di capre e agricoltori che servivano ai grandi costruttori, ed erano l'aprogruppo J. Ebbene, il Vaticano nel XV secolo ha venduto la patente per l'usura a casate nobiliari. Tra queste poi ci siamo ritrovati Rothschild, che nel 1694, attraverso un prestito che il re d'Inghilterra fece ai Rothschild, riuscirono a prendere in mano la Banca d'Inghilterra, togliendo la sovranità monetaria all'Inghilterra, e poi pian piano a tutti quanti gli stati, che hanno messo sotto dittatura attraverso una moneta debito che creano dal nulla. E quindi c'è stato un continuum attraverso questi due strumenti, religioni e moneta debito, con cui hanno coercizzato l'intera umanità. Penso che sia giunto il momento di liberarci da questa atavica millenaria dittatura che ha fatto versare il sangue di tutti i popoli, e magari ritornare alle origini, quando esistevano queste società
non certo anarchiche, perché avevano un governatore, parliamo di queste società neogilaniche, dove tutto quello che veniva prodotto veniva poi distribuito in maniera equanime tra gli abitanti di quel sistema sociale, e queste società vivevano senza guerre, senza potere, senza nessuna religione, vivevano benissimo. Bene, io credo che il quadro che tu ci hai dato è estremamente esaustivo. Tra l'altro hai scritto tantissimi libri, quindi immagino che chi vorrà, insomma, potrà trovare molte cose tra le tue ricerche. E certamente, insomma, alcuni di questi libri li abbiamo anche esaminati oggi. Poi c'è un nuovo libro in uscita Sì, che insomma. però il resumo era tradito dal Signore, dove ribaltiamo completamente la storia, perché una volta Ecco. identificati i personaggi abbiamo capito chi era il personaggio che nel tardo cristianesimo diventerà il portatore di luce, Luxfer o Lucifero, e chi era il famoso Signore, zio di questo personaggio con cui entrò in guerra per una questione di regalità. Magari ne parleremo in Ecco, un'altra puntata, esatto. Magari ci diamo quando riuscirei appuntamento. a dirlo. Sì, Perché la esatto. più antica storia finora relegata in ambito mitologico l'abbiamo svelata completamente. Addirittura siamo riusciti a trovare il posto dove venne catturato Lucifero, dove fu imprigionato con i famosi angeli ribelli o caduti. Però queste scoperte stanno mettendo in grave crisi la massoneria, perché il fatto che loro hanno giurato obbedienza ai grandi costruttori tra cui citiamo Nimrod che costruì il primo impero, Tubal Cain o Caino che furono i primi ad usare la metallurgia, bene, hanno giurato obbedienza ai grandi costruttori, mentre questo deep state che sta mettendo sotto scacco l'intera umanità è portato avanti appunto proprio da quell'aplogruppo J, che erano i nostri ex garzoni allevatori di capre che ci stanno mettendo sotto dittatura. E guarda caso, i primi a farne le spese sono proprio la civiltà greca e italica che tanto hanno contribuito allo sviluppo che ci ha portato fino all'attuale stato di benessere di cui ancora oggi godiamo, no? Eh Perché beh sì, eh beh sì, anzi grazie di questa riflessione che ci fai fare Alessandro, perché insomma naturalmente poi noi lasciamo sempre a ciascuno la possibilità di confrontarsi, no? Con quello che viene detto all'interno di questo canale, quindi insomma con tutti gli ospiti che passano e quindi giustamente anche questa ci sembra una ottima linea e un ottimo spunto di riflessione che abbiamo fatto con te oggi. Ringrazio quindi e saluto Alessandro De Angelis per essere stato con me. Buona giornata. grazie a te Beatrice, grazie dell'opportunità. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.